Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, oggi vorrei fare un video un po' diverso, però vorrei parlare di una cosa che mi sta abbastanza a cuore perché l'ho sempre trovata un po' strana. È una questione che secondo me può sollevare un sacco di controversie, perché non so dove inizia comunque l'adolescenza di un bambino, dove un bambino deve essere un bambino e dove un bambino può fare lo youtuber e farlo a full time come lavoro. Vorrei parlare di questo bambino che si chiama Ryan, ha 9 anni e in questo momento è lo youtuber che ha guadagnato più soldi in assoluto nel 2020 con quasi 40 milioni di dollari. Il canale è iniziato nel 2005 con questo bambino di 5 anni che praticamente faceva le recensioni di vari giochi, apriva queste scatole e scatoloni e si divertiva con questi giochi. Il suo canale si è esteso con esperimenti chimici, anche materiale comunque piuttosto educativo, eccetera, eccetera, è diventato un vero e proprio impero. Ogni volta che qualcuno fa qualcosa di successo, per forza di cose ci sono persone che hanno qualcosa da ridire. Un sacco di gente ha parlato di sfruttamento di questo bambino o ha scavato nel passato della madre. E tra l'altro ci sono anche altre accuse di come influenzino in modo anche negativo talvolta il loro audience oppure comprino visite, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è possibile che ci sia qualcosa di oscuro, un dark side dietro questo canale? Scopriamolo insieme in questo video. La madre, 37enne, era in precedenza un'insegnante di chimica. E il suo marito, 33enne, era un ingegnere. Il canale, a detta loro, sembra che sia iniziato quando il loro figlio ha detto che voleva aprire un canale YouTube a 4 anni. A me sembra un po' strano che un bambino di 4 anni abbia detto una cosa del genere, però evidentemente era un piccolo genietto. Quindi sostanzialmente però quello che abbiamo capito è che Ryan voleva essere famoso praticamente dal momento in cui lui era nato. I suoi genitori non erano molto dell'idea di rivelare la sua identità, è anche comprensibile essendo un bambino così piccolo. Ma sembrerebbe che non era perché erano imbarazzati di questo fatto o erano protettivi, ma sembra più che il problema sia la madre, Luann, e il suo passato. Forse qualche segreto che avrebbe potuto compromettere la possibile brillante carriera di questo Ryan. Luann è cresciuta in Houston, in Texas, e nel 2002 è stata beccata mentre faceva shoplifting in un negozio. Ha provato a rubare una quantità di vestiti pari a 93 dollari, praticamente quelli che ora Ryan fa in 0,2 secondi. La polizia le ha dato una multa di 150 dollari. Le hanno dato 6 mesi di proibizioni e le hanno detto che deve partecipare a un programma, per shoplifter. Tuttavia, Luann non ha partecipato a questo programma e non ha nemmeno fatto community service che le era stato richiesto. E per questo motivo nel 2003 è stata messa in carcere, appunto perché non aveva fatto quello che doveva fare. Ha passato quindi una trentina di giorni in galera. Quando è stata rilasciata ha deciso di diventare un'insegnante e nel 2009 ha incontrato il suo attuale marito, quello con cui ha avuto il figlio Ryan. Iniziarono così il canale di questo loro figlio. All'inizio non aveva avuto grande successo, ma con la pubblicazione di questo video il canale è assolutamente esploso e è andato super virale. Notando le potenzialità comunque che questo canale poteva avere, la madre lasciò il suo lavoro e iniziò a occuparsi della carriera del figlio, o meglio della sua carriera. Forse, e ha cominciato a lavorare come manager a tempo pieno di suo figlio, sostanzialmente di 4 anni sempre. Un lavoro a tempo pieno perché praticamente questo ragazzino sta pubblicando video di continuazione, non so quanti a settimana e di una qualità pazzesca. E sembra che comunque questo ragazzino registri 2-3 video a volta e lo fa per 2-3 giorni a settimana. Questo può sicuramente essere stressante per i genitori, ma penso che possa esserlo molto di più anche per il bambino. E per questo motivo, data anche la celebrità di questo canale, la gente ha iniziato a chiedersi se questo fosse veramente una cosa giusta o etica da fare. Si tratta veramente di divertimento in famiglia, yay, facciamo un video, o si tratta un po' di sfruttamento? Ryan, adesso che ha 9 anni, ha lavorato a questo canale per 5 anni. E anche se ci sono delle forti regole molto serie per quanto riguarda far lavorare i bambini in TV, non ci sono delle regole ancora stabilite per quanto riguarda far lavorare i bambini su YouTube. E il fatto che comunque è sempre con i genitori a fare questi video, la cosa è ancora più problematica, è ancora più difficile delimitare
delimitare, mettere dei limiti o dei paletti su che cosa è lavoro e che cosa è family time. Dopotutto dipende dai genitori quanto vogliono riprendere il loro bambino e quanto vogliono mettere queste informazioni e queste immagini su e su internet. Questo è stato pubblicato su un articolo. Secondo voi Ryan sarebbe a suo agio a chiedere ai suoi genitori di smetterla di filmarlo o ha comunque le capacità linguistiche per esprimere come si sente quando lo continuano a filmare? Inoltre, in questo articolo veniva anche menzionato un episodio in cui il bambino si vedeva comunque che aveva paura in un parco e la madre continuava a filmarlo. Come here, it's okay. Okay, I help you here. Quindi la domanda è: come fa questo bambino a potersi realmente fidare di sua madre quando ogni cosa che lui fa o dice può essere costantemente filmata e può essere messa online senza comunque il suo consenso? Perché si tratta di un bambino di 4 anni in questo momento, adesso non lo so, ne ha 9, le cose magari sono cambiate, però capite. Secondo voi sta veramente questa madre guardando per il bene del proprio figlio o sta cercando di sfruttarlo per fare delle visite? Questo ovviamente non lo sto dicendo io, però ci sono molte persone che stanno riflettendo su questa situazione e quali possono essere le circostanze e le ripercussioni che tutto ciò può avere sul bambino. Cioè, perché io ho degli amici youtuber che tu li incontri e tutto quello che fanno è fare il video. Cioè, a me sembra che la vita di Ryan vista da fuori sembra che sia tutto un video. Quindi il fatto che comunque è costantemente con i suoi genitori, secondo me non c'è più un limite tra cosa è video e cosa è realtà, non lo so, magari sono io che vedo troppo dentro questa cosa. Non sto dicendo che quello che dico io è vero, però è una situazione alquanto creepy, o sembra a me. In ogni caso, i genitori hanno detto in qualche intervista che cercano soltanto di far vedere in internet i momenti in cui si diverte e di lasciare per loro i momenti in cui invece magari è sotto stress o è stufo. Hanno detto che comunque cercavano di filmare solo il loro figlio nei momenti in cui lui sarebbe orgoglioso in futuro. In ogni caso, ci sono ovviamente molte persone che non sono completamente convinti delle vere intenzioni dei genitori. Voi ragazzi, che cosa ne pensate? E questi sono alcuni dei commenti che sono arrivati sotto il suo video. Questo bambino è un qualcosa che i genitori stanno sfruttando per fare dei soldi. Non è colpa di Ryan, ma di sua madre e di suo padre. E un altro invece ha scritto: non vedo l'ora di vedere un documentario riguardo questo bambino e di come i suoi genitori hanno distrutto la sua infanzia per 15 anni. La cosa che più triggera, se volete, le persone è il fatto che la madre comunque avesse questo passato e riveli la sua indole. Io non lo so, io sono sicuro che comunque si possano commettere degli errori in passato, riprendersi, riabilitarsi, cioè ha rubato dei vestiti nei negozi quando era molto giovane. Se c'è una cosa almeno positiva è che la madre probabilmente avrà smesso di fare shoplifting e il padre può guidare in questa Porsche da 80.000 euro. Hanno 3 proprietà, una con questa enorme piscina, hanno uno studio dedicato apposta per filmare i video del bambino e in ogni caso immaginatevi che comunque il successo, i soldi che questo bambino porta non sono limitati al suo canale YouTube, ma c'è il suo programma televisivo, ci sono dei giornali, merchandise, ci sono addirittura delle arance di Raya che vengono vendute. I video di Ryan sono spinti moltissimo dalla piattaforma di YouTube. Questo non lo sto dicendo io, ma ci sono stati un sacco di YouTuber che ne hanno parlato e uno dei motivi per cui vengono spinti così tanto è perché magari alcune di queste visite sono comprate. Nel 2017, infatti, PewDiePie ha detto che chi sta dietro al canale di Ryan le abbia comprato delle visite perché è impossibile che un canale comunque così grosso abbia così pochi commenti e like. Qua però c'è da dire che non so se questo è veramente il caso, perché comunque immaginatevi se sono un bambino di 4 anni che guarda un video di Ryan, non so se mi metterei a commentare. Non credo che il fatto che questo canale abbia un engagement così basso sia dovuto necessariamente al fatto che le visite siano comprate, potrebbe essere anche soltanto che i bambini non hanno accesso a tutte le funzioni di YouTube e non ci pensano a lasciare un commento un mi piace. Voi invece che siete più grandi lasciate subito un commento un mi piace. In ogni caso, in conclusione, è normale che comunque quando hai un canale così di successo e così popolare che questa popolarità arrivi con anche un sacco di critiche da parte del pubblico e probabilmente ci sono molte persone che sono solamente gelose di tutto il successo che è arrivato a questo canale, a questo bambino, a questa famiglia. Io non lo so, io ragazzi sono molto curiosa di vedere quale sarà il futuro di Ryan, perché comunque potrà continuare a fare contenuti per bambini, non so per quanti anni, adesso ha 9 anni, magari può andare avanti altri 5-6 anni, ma poi ci saranno dei cambiamenti probabilmente a questo canale. Sono proprio curiosa di vedere il futuro. Io su questa questione sono abbastanza in dubbio, non so dare un giudizio, però sono curioso di ascoltare la vostra opinione, quindi
se volete rendermi partecipi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, che sono curiosa di sapere che cosa ne pensate anche voi. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille di essere stati con me. Ciao!